C'è un grande artista, un artista straordinario, pensate, un grandissimo chansonnier. Lui ha basato la sua arte contaminandosi con delle influenze arabe, con delle influenze spagnole, tutte queste prendendosi con delle influenze. Grazie. Influenze napoletane. E tutta questa influenza, signori, ha creato Abbrunghito. Grazie. Allora, è con noi Lello Musella, grandissimo chansonnier. Grazie. Io sto sudando per te, guarda, ho fatto un viaggio per te. Grazie. Allora, voglio capire una cosa. Lello, innanzitutto, complimenti per la tua bruttezza che negli anni peggiora sempre di più. Grazie. Lello Musella è l'unico caso al mondo che è uguale sia avanti che indietro, è vero Lello? Grazie. E quando il Padre Eterno si accanisce regala sempre delle emozioni. Allora, Lello, che pezzo ci fai? Una canzone. Perché? Sembra una banalità. Che canzone ci fai? Siamo andati insieme. E te? No, Lello, la canzone. Lello, sei ancora più brutto, ti volevo complimentare. Prego. Bello, meno male con il carrafone per la mamma sua, sì. Ma per tua mamma quando ti ha visto, invece del biberon ha piatto un bacon. Grazie. Te lo voglio dire, mi viene spontanea così, senza cosa. Prego. Siamo andati insieme al bar e ti ho offerto il caffè. Siamo andati insieme al cinema, ho preso i biglietti. Siamo andati insieme in gioielleria e siamo stati lì, siamo andati insieme. Sì, ma i soldi non li lasci mai. Ti posso dire una cosa, a parte la canzone è veramente squallida e si rappresenta perfettamente. Grazie. Lello, se ti metti un filo in bocca, questo capello parla all'aquilone. Te lo voglio dire sinceramente. Grazie. Non ce la faccio a sentirti, non me ne devo andare. Non... Un'altra canzone, signori. Una bellissima canzone, vado ad ascoltare la canzone della macchina. Ho preso la mia macchina e siamo andati al mare, ho preso la mia macchina e siamo andati al cinema, ho preso la mia macchina e siamo andati in Africa, ho preso la mia macchina. Ma la macchina tu non la pigli mai! Grazie! Lo chansonnier, signori! Un artista unico, fortunatamente, pensate, quest'uomo ha vinto anche il premio Nobel, nel senso Nobel, brutto, molto. Grazie. Allora, grazie. Che brano ci propone, chansonnier? Da quando ci conosciamo? Da un bel po'. Ah no, lui che la canzone. Scusa, pensavo che era un gioco di parole, brutto come lei, prego. Vado. Guardate che già la ritmica già è antipatica, prego. Da quando ci conosciamo hai voluto fare l'amore 10 volte e ancora 20 volte e ancora 30 volte. Buongiorno, mi guarda arriva. Io guardo personalmente, ti posso chiedere un piacere? Sì, grazie. Io l'unica cosa che voglio sentire da te è il rumore della macchina quando te ne vai. Però faccio una cosa, me ne vado io a Varese, ciao. Allora, pensa un po'. All'ascoltare un'altra canzone. Grazie. E basta! Basta ancora qua, non è possibile! Chi è questo personaggio vestito così in maniera bizzarra? Ma personaggio già è parola grossa, Già è una parola grossa! Te ne ricambi, ti fa un piacere personale, ti devi andare! No, scusa. È uno chansonnier! Fammi sentire una canzone! Una canzone? Sì! Ma perché ha bisogno di questa canzone? Dai. La canzone si intitola È tardi! Come si chiama? È tardi! Perfetto! È tardi! Oh! Azio, vera! Guarda, non so.